Ciao ragazzi, un saluto a tutti. In questo video vi mostro come riprodurre l'ananas in un modo semplicissimo. La cosa importante è andare a comprare un ananas che sia molto verde. La cosa importante è che il ciuffo sia verdissimo e non in stato di avanzata conservazione, perché quando è troppo tempo che è messo sugli scaffali, considerate che questi ananas provengono dal Sud America, quindi ci vuole il tempo di farli arrivare, arriveranno sempre verdi, che li raccolgono verdi, quindi il ciuffo deve essere di ottima qualità, quindi controllate sempre all'interno, tirate le foglie, se si staccano facilmente praticamente è meglio evitare di andare a fare e di andare a perdere tempo a farlo radicare, perché già se ne sta andando in putrefazione. Quindi controllate sempre all'interno, deve essere come questo, bello verde. Tirate le foglie, non con forza che si staccano, ma basta leggermente, se si staccano facilmente praticamente il ciuffo è da scartare. Quindi che succede? Che una volta comprato questo ananas di ottime qualità, quindi ciuffo verdissimo, lo staccate in questo modo girandolo e andate a pulire la parte sottostante. Quindi gli levate un bel po' di foglie così. Quindi continuate in questo modo, lo pulite. Ora vi faccio vedere come farlo radicare facilmente. Allora ragazzi, continuate a pulirlo in questo modo. Se bisogna togliere un bel po' di foglioline sottostanti, così, in modo da far spuntare tutta la parte dove va a radicare. Già così può bastare. Allora ragazzi, questi qua sono delle finte radici, quindi non prendetele in considerazione, perché le radici spunteranno da queste parti qua. Se osservate bene, ci sono dei puntini, tipo queste sono le partenze delle radici. Queste si possono anche togliere direttamente, è inutile che si lasciano. Quindi si pulisce in questo modo e il ciuffo è pronto. Come potete vedere è bello verde, non ci sono parti putrefatte, quindi non è nessuna macchia di muffa. E mettetelo da parte, prendete della torba umida, non bagnatissima ma umida, riempite il vasetto in questo modo. E basta, non dovete fare più niente. Mettere l'ananas, il ciuffo dell'ananas in questo modo e lasciarlo stare in un punto davanti a una finestra, in un punto riparato. E come innaffiature dovete innaffiare pochissimo, altrimenti se ne va in marciume. E quindi basta un pochettino di torba umidiccia e già va bene così. Quindi lo lasciate, ecco, tipo una pianta grassa, va, lo lasciate in questo modo. Dopo un bel pezzo, un mesetto così, cominceranno a mettere radici. Come potete vedere è molto secco, perché io li innaffio pochissimo, sono piante comunque che non vogliono tantissima acqua, soprattutto all'inizio. Questa ora la devo travasare. Come potete vedere il ciuffo poi si trasformerà in questo modo, farà delle foglie molto più lunghe, radicazione avvenuta perfettamente. E poi dopo un tot di tempo avrete la vostra pianta di ananas. Questa penso che il prossimo anno, anzi quest'anno, potrebbe anche fare un ananas, poi vediamo, perché queste sono piante comunque che sto mettendo da parte, poi piano piano mi ci dedico su queste piante. Quindi anche qui innaffiature pochissime, ogni volta che si asciuga il terreno faccio le innaffiature. E questa è la pianta di ananas, semplice,
da riprodurre. Poi c'è pure chi la fa in modo di metterla in acqua, ma io ho provato più volte, il metodo migliore secondo me è questo qui, di metterle direttamente sulla torba. Radicano facilmente, ne ho fatte più di una, queste due mi sono rimaste, le altre le ho anche regalate. Quindi ogni volta che mi capita di comprare qualche ananas cerco sempre quello migliore, perché vado a sfruttare appunto il ciuffo per farlo radicare. Poi sto facendo un paio di prove, vediamo come si comporta anche qui in Sicilia l'ananas, e voglio anche provare appunto il gusto dell'ananas fatto in modo naturale, non come quelli che arrivano dal Sud America, che vengono raccolti molto verdi, perché c'è sempre il viaggio con la nave, i frutti arrivano principalmente con la nave, arrivano già quasi in maturazione, molti frutti vengono buttati perché magari vengono raccolti un po' più maturi di quelli più verdi, quindi arriveranno sui banchi della distribuzione alcuni che sono già andati. Quindi per questo vi dicevo anche di controllare bene il ciuffo, perché molte volte già un bel pezzo che sono conservati lì nel bancone tendono a maturare molto di più. Ragazzi, video velocissimo, con questo concludo e ci vediamo al prossimo video. E ragazzi, se volete vi potete iscrivere nel mio gruppo Solanum Chrysotricum, l'albero delle melanzane, si parlerà un po' di tutto, quindi chi si vuole iscrivere mi contatti, mi manda la richiesta direttamente nel gruppo, ora lascio anche il link qua sotto nei commenti. E niente ragazzi, vediamo alla prossima cosa succede. Un saluto a tutti.